la PAC così com'è ci fa capire che c'è un problema politico, perché evidentemente chi ci ha rappresentato in termini, i diversi ministri che si sono susseguiti a rappresentarci nella trattativa che ha portato poi alla prima proposta di PAC lo scorso mese di ottobre, non ci ha rappresentato bene, o forse non aveva presente qual è veramente il valore aggiunto che l'agricoltura dà al paese in termini di produzione, in termini di territorio, in termini anche di energie rinnovabili, evidentemente. E quindi, se entriamo nella PAC, oggi abbiamo un problema enorme di budget, perché se è vero che in termini generali è stato mantenuto, è anche vero che l'Italia da sola paga il 30% della convergenza, perché, come dicevano anche i colleghi prima, puntare tutto sugli ettari coltivati e non ad esempio sull'occupazione, sul valore aggiunto creato per ogni ettaro, fa sì che l'Italia e in generale l'agricoltura mediterranea sia sempre quella più penalizzata da questo punto di vista. Quando il commissario Ciolo si è venuto in Coldiretti a Palazzo Rospigliosi, abbiamo presentato un documento che non era di Coldiretti ma che era di tutte le sigle principali che parlano di agricoltura. Non cito tutte le questioni che quel documento ovviamente conteneva, anche perché per fortuna alcune questioni si stanno muovendo un pochettino, ma ci sono alcune questioni su quelle quali vale la pena fare un ragionamento breve. La prima è quella dei pagamenti diretti. È vero che è opportuno mettere dei tetti, quindi quella politica del capping che prevederà dei tetti ai pagamenti più alti è positiva, ma sarebbe ancora meglio se ci fosse un legame più forte al tema del lavoro, dell'occupazione generata dalle imprese agricole che prendono quel premio, perché è ovvio che un'impresa che prende anche un premio molto alto ha una ricaduta positiva diversa sulla società se occupa 3 persone o se ne occupa 20. E quindi sarebbe importante quello, tenendo conto non solo dei dipendenti ovviamente, ma anche della grande peculiarità che è molto italiana, ma non solo, del coltivatore diretto, e quindi di quei tanti coadiuvanti eccetera che sono forza lavoro, oltre a essere titolari o contitolari dell'impresa. E quindi bisognerà che, man mano che poi la definizione di questo ragionamento scende nel dettaglio, si tenga conto anche di queste questioni. La questione di fondo, che tra l'altro in qualche modo è stata affrontata anche da Confagricoltura e CIA, per noi è quella dell'agricoltore attivo, però, e cioè chi prende i contributi della PAC. La definizione di oggi fa sorridere non fosse altro perché pensare di legare la possibilità di prendere o non prendere un contributo comunitario a seconda di quanto quel contributo è proporzionato più o meno al reddito che deriva dalle altre attività è un circolo che si avvita su se stesso, non è una definizione utile a stabilire chi ha diritto di prendere la PAC e chi probabilmente può farne a meno. Questo non per creare delle tensioni in più nel settore, ma semplicemente perché quando le risorse calano, evidentemente bisogna anche che la politica abbia il coraggio di capire e di definire delle priorità. Perché un agricoltore professionale, un coltivatore diretto o un'impresa agricola professionale che fa quello per mestiere, evidentemente ha più diritto di essere aiutata rispetto alle altre imprese. Noi come Coldiretti abbiamo detto che è l'unica tipologia, il coltivatore diretto e l'impresa agricola professionale, ad avere diritto di prendere la nuova PAC. E questo è l'obiettivo di fondo, sapendo che una discreta parte dei nostri soci non sono imprenditori agricoli professionali, quindi ne abbiamo tenuto conto, però pensiamo che lo sviluppo dell'agricoltura dipenda dalle imprese agricole professionali, da quelle imprese che anche sulla competitività economica legata alla riduzione dei costi, ma non solo su quello, ma anche su altre questioni, possono sopravvivere, stare sul territorio e continuare a far sì che l'Italia sia, almeno dal punto di vista del territorio, come adesso possibilmente meglio.